Cioè, amiche e cioè, amici, è possibile restare giovani? È possibile, sì, è possibile rallentare l'invecchiamento attraverso la forza della nostra mente e attraverso dei processi naturali, fondamentalmente. Il primo modo è quello di coltivare le proprie passioni. Se tu coltivi le tue passioni, avrai un'energia dentro che ti sosterrà, che non ti farà invecchiare, fondamentalmente. E poi frequenta persone giovani, persone che hanno voglia di fare delle cose, perché ti trasferiscono il loro entusiasmo. Se frequenti persone vecchie, anziane, ma mentalmente, non si tratta di essere giovani e frequentare persone giovani anagraficamente, mentalmente, questa è la cosa fondamentale. Se frequenti persone vecchie mentalmente, diventerai vecchio anche tu, c'è poco da fare, per un principio di emulazione. Devi agire e pensare come se fossi giovane. In questo modo resterai giovane. E poi, ovviamente, prenditi cura di te stesso, prenditi cura del tuo fisico. Segui una buona alimentazione, fai sport, frequenta una palestra, cerca di avere un look anche giovanile. Insomma, prenditi cura di te, fai dei massaggi, fai tutto quello che devi fare e vedrai che rallenterai, certo che poi la vita si trasforma, tutti cambiano, ma potrai rallentare di molto l'invecchiamento. L'essere umano attualmente è progettato per avere una vita di circa 120 anni. Pochi ci arrivano e soprattutto in condizioni pessime. Noi dobbiamo mentalmente focalizzarci sul mantenere il nostro fisico il più sano possibile. Possiamo farcela se ci impegniamo in questo, anche solo mentalmente. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. Se il video ti è piaciuto, metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao!